la vita. E la vita era la luce degli uomini. E la luce risplende nelle tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. La più grande storia mai raccontata. Ciao da Marco, oggi vi parlo di un film prodotto nel 1965, diretto da George Stevens, dal titolo La più grande storia mai raccontata, che è sicuramente uno dei film più famosi e tradizionali su Gesù di Nazareth. Tutta la notte mi sono Godibilissimo e una molto ben profezia, dici, un'auricolare di realizzato, profezie. Non abbastanza, indubbiamente rappresenta il film più e non è curato e coincidenza. pomposo da un punto di Hai il terzo vista occhio. Scenografico, Egli mi sono per toccato, la stringimi. ricerca Vado alla dell'inquadratura ed tomba con effetto questo. delle, Perché? delle scene e soprattutto per un vastissimo cast di attori di alto livello che sarebbe impossibile menzionarli tutti, ma ve ne menziono alcuni: Non è così. Max von Sydow, Charlton Heston, Claude Perché certi Rains, primordi Joseph mondiali? Rare, Telly Savalas, che ce lo ricordiamo per la famosa serie televisiva Kojak, Martin Landau, David McCollum, eccetera, eccetera. Il film appunto ricalca la vita di Gesù, che è interpretato dall'attore Max von Sydow, fedele alla narrazione dei quattro Vangeli ed inizia con l'arrivo dei magi. Poi continua con l'ira di Erode il Grande, che è interpretato dall'attore Claude Rains, Non c'è dubbio, il cadavere l'adorazione dei sta arrivando magi ancora. nella grotta Sincere, di non lo stavano i miei Betlemme, occhi. La tomba è vuota. la Lei è strage incazzato. degli Non hanno visto innocenti, nulla. la Dormivano? fuga in Di una notte, Egitto, no? Certo, le peggio. I rivolte romani puliscono con la dei morte, giudei in quindi. Gerusalemme dopo la morte di Comunque, tutta Erode, la faccenda sarebbe stata represse impossibile. nel sangue dalle legioni Chissà. romane, il battesimo di Gesù nel fiume Giordano, i discepoli, la predicazione, i miracoli, la morte di Giovanni Battista, che è interpretato Andate dall'attore Charlton e Heston, fate miei discepoli. la resurrezione di Lazzaro, l'entrata Preoccupatevi trionfale soprattutto a della morte Gerusalemme mia di Gesù, e di la cercare il regno cacciata di dei Dio mercanti dal e tutte Tempio, le altre cose l'ultima vi saranno cena, date il per tradimento di sopravvivere. Giuda Iscariota, che è Non vi angustiate interpretato quindi. dall'attore David Lasciate che McCallum, domani la si creò una preghiera condizione all'orto, necessitata. l'arresto, il Basta. processo dinanzi Caifa Aggiungo Ponzio Pilato, il suo affanno. che è interpretato dall'attore Martin Landau, ed Erode, la Ed ecco, via al Calvario, la io sono con voi tutti i crocifissione giorni, insieme ai due ladroni, sino alla la fine del mondo. deposizione nel sepolcro ed infine, l'annuncio del risorto agli apostoli. Nota breve, il film nasce come serie radiofonica negli Stati Uniti nel 1947, con episodi di mezz'ora ispirati ai Vangeli, ma che non portò mai il progetto in pre-produzione.
Allora, io ringrazio Fede del bellissimo canale Cinemarte per avermi invitato in questa collaborazione. Un saluto a tutti i canali che hanno collaborato in questo video. Un saluto anche agli iscritti. Ciao. Più grande di tutti noi. Uno a cui non son degno neppure di sciogliere il legaccio dei sandali. Scendi dal monte, perché la tua gente si è corrotta. Voi conoscerete ancora amarezza e vergogna. In questo giorno Dio ha scritto per voi le sue leggi della vita e della morte, del bene e del male. Chi rifiuta di vivere seguendo queste leggi, di queste leggi perirà! Cinemarte presenta un film che non ha bisogno di presentazioni, un vero colossal, i Dieci Comandamenti, l'epopea di Mosè, il bambino ebreo salvato dalla schiavitù, che rinunciò al lusso e alla ricchezza alla corte d'Egitto per condurre il suo popolo, brutalmente sottomesso, verso la terra promessa. Il suo viaggio lo condurrà fino al Monte Sinai, dove Dio scriverà su due tavole di pietra i Dieci Comandamenti. I Dieci Comandamenti ha molti motivi per essere considerato un capolavoro. È il secondo grande colossal storico dopo Quo Vadis del 1952. È il remake del film che lo stesso Cecil B. DeMille firmò in versione muta nel 1923. Ed è l'ultimo film di quello che è stato uno dei migliori registi del secolo scorso, uscito 3 anni prima della sua morte. Questo vivido affresco storico, considerato tra i migliori del genere, ricostruisce fedelmente la storia tratta dai 4 libri di Mosè, con un illuminato Charlton Heston che fu scelto per il ruolo di Mosè, vista la sua somiglianza con la statua dell'omonimo personaggio scolpita da Michelangelo Buonarroti, che riesce a infondere tutta l'intensità del personaggio. Un po' stereotipata Anne Baxter, copia in versione egiziana della Rossella O'Hara di Via col Vento. Perfetto invece Brenner, che infonde tutto il suo fisico marmoreo e la sua bravura nel ruolo di Ramses. Suggestive le scenografie e gli effetti speciali, Oscar non a caso, che a più di 50 anni riescono ancora ad essere d'effetto, l'apertura del Mar Rosso, le 9 piaghe. La voce di Dio nella versione originale dello stesso Cecil B. DeMille, doppiaggio eccezionale, ineccepibile Luigi Pavese e Gino Cervi, nel suo insieme colossale. Questi erano i 10 comandamenti Cecil B. DeMille, capolavoro assoluto, colossal della cinematografia mondiale di tutti i tempi. Andiamolo a riprendere, restaurato, rimasterizzato. Grazie Marco per questa grande puntata dei 35 mm. Alle prossime video recensioni. Ciao! The Ten Commandments.